Bella raga, qua è Savix che vi parla. Iscrivetevi a Telegram dove organizziamo drop e molto altro ragazzi. Iscrivetevi a tutti i social, link in descrizione, per partecipare al contest dei 500 iscritti per vincere un profilo non moddato ma completo e milionario ragazzi. E adesso spam al nuovo video. Bella a tutti raga, bentornati da Xavix. Oggi after patch per moddare i veicoli ragazzi. Allora ragazzi, questo glitch è in solo, quindi siamo contenti per questa cosa. Iniziamo con il glitch, requisiti bunker e autofficina ragazzi. Quindi una volta che avete questi due requisiti possiamo entrare nel bunker e come ci entriamo usciamo subito ragazzi. A questo punto dovremmo fare il glitch del teletrasporto per teletrasportarci alla nostra autofficina, raga. A questo punto, ragazzi, io velocizzerò la clip. Vi recate all'autofficina, raga. Potete prendere anche un veicolo del civile che non succede niente, non vi sbagate. Quindi, raga, una volta che siamo arrivati all'autofficina, entriamo all'interno. Vi invito a iscrivervi a Telegram, Twitch, Instagram e se volete partecipare ai contest ragazzi sono requisiti fondamentali. Quindi a questo punto una volta che spawneremo dentro l'officina saliamo sul veicolo da cui prendere le modifiche raga. A questo punto ragazzi una volta che avete scelto il veicolo qui prendere le modifiche, fate freccia destra ed entrate nell'officina. Una volta dentro l'officina, raga, fate una qualsiasi modifica. Vi consiglio di fare l'armatura, che è la più vicina, la più semplice e veloce. Quindi a questo punto ritornate a posto e mettete il veicolo da cui avete preso le modifiche a posto. Adesso vi fate mandare o un'attività da Gerald, ragazzi, o fate come faccio io, che non ho voglia di aspettare l'attività di Gerald e apro direttamente il titano. Quindi mi avvicino vicino al veicolo che voglio moddare, start, online, avvia attività, create da Rockstar, missioni e vado sul lavoro da titano. A questo punto ragazzi l'after patch sta proprio qua, perché come avete visto c'è l'aggiunta che noi possiamo comprare il veicolo del civile. Quindi noi lo modderemo e andremo a comprarlo. Adesso quando siete nel lavoro da titano ragazzi schiacciate una volta RB e aspettate che si carica completamente la lista come vedete nel video ragazzi. A questo punto fate BB per quittare l'attività e appena avete il caricamento nero ragazzi dovete spammare freccia a destra e spam ragazzi, avremo moddato il veicolo del civile. Adesso, una volta moddato, vi avvicinate, fate freccia destra e acquistate il veicolo per salvare, ragazzi. Questo è l'unico difetto di questo glitch, quindi ogni volta per salvare i veicoli dobbiamo comprarli. Comunque, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, ragazzi. Ora dovete semplicemente sovrascrivere il veicolo che avete appena moddato su un RH per salvarlo completamente. Io vi lascio e spam! Al nuovo video.